Maltratta la compagna anche davanti ai figli nel Vibonese, obbligo di presentazione a polizia. Una donna, dopo l'ennesima violenza fisica e psicologica subita anche alla presenza dei figli minori, si è presentata alla squadra mobile di Vibo Valentia, denunciando prolungati maltrattamenti commessi dal suo convivente nell'arco degli ultimi anni. Maltrattamenti consistiti in aggressioni verbali e fisiche, sia alla presenza dei figli minori, sia durante la gravidanza della donna, instaurando all'interno del nucleo familiare un regime di sofferenza e prevaricazione non più sostenibile, anche per la tutela dei minori. I poliziotti, dopo aver ascoltato la vittima, hanno svolto indagini per ricostruire i comportamenti dell'uomo, ascoltando molti testimoni vicini al nucleo familiare, nonché trovando riscontri in diverse lesioni riportate dalla donna a seguito delle violenze subite. Ieri, a conclusione del lavoro svolto, personale della squadra mobile, insieme alla squadra di polizia giudiziaria del posto fisso di Tropea, ha eseguito un'ordinanza emessa dal GIP su richiesta della procura diretta da Camillo Falvo, che ha imposto all'autore sospettato dei reati di maltrattamenti in famiglia aggravati e di lesioni aggravate l'obbligo quotidiano di presentazione negli uffici di polizia. Istituto Enzo Ferrari di Chiaravalle, giornata contro la violenza sulle donne, il giardino di Giulia per ricordare e prevenire. Si è svolto presso l'Aula Magna dell'Istituto di Istruzione Superiore Enzo Ferrari di Chiaravalle la giornata contro la violenza sulle donne. L'iniziativa è quella di sensibilizzare e informare gli studenti e per raggiungere una maggiore consapevolezza del ruolo delle donne nella società, ponendo grande attenzione alle barbarie della violenza di genere e alla non ancora raggiunta parità tra i sessi. Presente all'evento il comandante della Compagnia dei Carabinieri, Marco Colì. Sì, è una giornata molto importante che comunque rappresenta per noi un importante momento di crescita e di formazione e informazione per i ragazzi e lo facciamo attraverso questi incontri ma anche attraverso degli strumenti come quello che abbiamo presso la caserma dei Carabinieri di Soverato dove abbiamo una stanza rosa allestita proprio per sentire, udire le vittime di violenze di genere e quindi accoglierlo in un ambiente più confortevole e diverso da quelli che possono essere i soliti uffici. Negli ultimi 2 anni c'è stato questo femminicidio sia a Davoli che a Staletti. Sì, purtroppo si sono registrati questi 2 episodi molto efferati, molto gravi, ma anche altri di non inferiore importanza purtroppo sono stati registrati in questo nostro territorio, quindi è un problema purtroppo molto presente, molto sentito e la giornata di oggi, insomma, speriamo possa anche servire a questo affinché tante violenze, che non sono soltanto quelle fisiche, possano venire alla luce ed essere rappresentate e quindi prendere i provvedimenti necessari. Lei ha lanciato un bel messaggio nel suo discorso ai ragazzi, non solo denunciare il reato, ma parlarne tra di loro. Sì, esatto, perché non sempre tutto passa attraverso una denuncia, talvolta anche dei suggerimenti, delle indicazioni, ovviamente previa segnalazione può consentire di rientrare nella problematica e cercare di risolvere il problema anche attraverso le associazioni, dei servizi sociali o comunque qualunque altra istituzione che non passi attraverso necessariamente la procura e quindi una denuncia. Numerosi gli interventi, ad iniziare con la Presidente della Commissione Pari Opportunità della provincia di Catanzaro e di Emanuela Neri dell'Associazione Note del Tempo. Importante iniziativa qui a Enzo Ferrari di Chiaravalle, si è parlato della violenza contro le donne. Sì, esattamente, questo è il tema dell'incontro di oggi, anche perché questa è la settimana dedicata proprio alla sensibilizzazione verso questo tema. Io sono qui in qualità di presidente dell'Associazione Sulle Note del Tempo che ha collaborato con l'Istituto alla realizzazione di questa giornata, alla quale ha partecipato anche la Commissione Pari Opportunità. Porto i saluti anche della presidente, la Donatella Soluri, che ha dovuto lasciare i lavori per altri impegni. Io faccio parte della Commissione Pari Opportunità come componente e siamo stati onorati di organizzare insieme all'Istituto Enzo Ferrari questa bellissima mattinata di discussione e di sensibilizzazione verso questo tema che a noi è caro, che avevamo iniziato un percorso nel 2009 sempre da questo istituto itinerante nelle scuole della provincia,
provincia e che poi purtroppo abbiamo dovuto interrompere causa Covid, e che oggi invece riprendiamo, lo riprendiamo in maniera entusiasta, perché è da qui che bisogna partire, dai ragazzi che sono il presente e il futuro, come si è detto oggi, della nostra società, per costruire una società migliore, una società più giusta e soprattutto una società dove la parità di genere venga rispettata e venga fatto fino in fondo questo passaggio culturale. A conclusione della manifestazione è stata installata una panchina di color rosso al centro di un giardino realizzato dagli studenti, che hanno dato come nome il Giardino di Giulia. Una panchina rossa nel Giardino di Giulia qui all'Enzo Ferrari di Chiaravalle. Ne parliamo con il dirigente scolastico Fabio Varna. Sì, è stata una giornata importante per la comunità scolastica, sempre attenta al 25 novembre, che è una giornata dedicata alle donne, alla violenza che subiscono le donne, quindi una giornata dedicata contro la violenza sulle donne. Tante iniziative sono fatte nel corso degli anni e si sentiva la necessità anche di un simbolo per la scuola e per tutti gli studenti, per dare un segnale alla comunità di quanto bisogna essere attenti alla tutela delle donne e bisogna rispettarle. È stato più volte detto durante il convegno, ci sono state anche le autorità, c'è stato il capitano dei carabinieri che dal punto di vista normativo ha anche spiegato i reati contro le donne, questo tipo di reato, che non esiste il reato di femminicidio, ma di fatto attraverso tutte le circostanze che ci stanno aggravanti si configura come un atto che purtroppo è tipico degli uomini nei confronti delle donne. Ci sono stati anche casi nel corso degli anni nella nostra zona e quindi, come dicevo, si sentiva la necessità di un simbolo per la scuola dopo tante iniziative che si erano fatte e si è scelto di dedicare questo giardino, che è stato sistemato anche dagli studenti dell'istituto agrario. Hanno partecipato tutti gli indirizzi, meccanica per sistemare questa panchina in metallo, anche pitturarla, il liceo con delle testimonianze, con delle riflessioni su casi che sono accaduti, e quindi un po' tutta la scuola è stata dentro a questo evento, anche il liceo linguistico dalla sua parte. E quindi abbiamo scelto Giulia perché Giulia è la prima vittima donna di un femminicidio, è successo quasi un secolo fa. L'omicidio di Giulia, però ce lo ricordiamo ancora e oggi ci ricordiamo Giulia con questa panchina, e i ragazzi quando passeranno di qui, tutti quelli che passeranno di qui, visto che anche da sul Corso Stagliano questa panchina, potranno pensare alle donne e quanto ancora ci vuole tempo per portare veramente a quella parità di genere che tanto si invoca ma purtroppo spesso non si realizza. Lamezia, riparato il mammografo dell'ospedale, riprendono gli screening oncologici. Ha ripreso regolarmente l'attività di senologia clinica e di screening nell'ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme. Il mammografo presente nella struttura complessa di radiologia diretta da Giuseppe Loria è nuovamente operativo dopo che nei giorni scorsi aveva subito un arresto a causa di un malfunzionamento tecnico. L'ASP di Catanzaro, con tempestività e celerità, ha provveduto a richiedere e poi sollecitare la riparazione dello strumento mammografico alla società Hospital Consulting S.p.A., che ha in convenzione con la Regione Calabria la manutenzione degli strumenti radiologici. Infatti, nella giornata di oggi, i tecnici della società hanno completato la sostituzione delle parti non funzionanti e sono stati effettuati i test di ripristino che hanno dato esito positivo. Il mammografo in dotazione alla radiologia di Lamezia Terme è tecnologicamente avanzato e consente di eseguire sia la tomosintesi che i più recenti esami mammografici con mezzo di contrasto, generalmente indicata come Contrast Enhanced Mammography. Le attività mammografiche sono riprese regolarmente. Tutte le pazienti che hanno prenotato una mammografia, sia nell'ambito del programma di screening sia extra screening, possono quindi recarsi all'appuntamento nella data e nell'orario prestabiliti. L'ASP di Catanzaro, diretta dal commissario straordinario Ilario Lazzaro, nei giorni scorsi ha avviato le procedure per l'acquisto di un nuovo mammografo, da aggiungere a quello già presente nel presidio ospedaliero di Lamezia Terme, finalizzato a migliorare il servizio alle pazienti e potenziare le attività di screening per le prevenzioni dei tumori al seno. Le attività mammografiche di screening sono state regolarmente garantite nell'ospedale di Soverato, nella struttura privata accreditata Centro San Vitaliano di Catanzaro, e sono riprese anche nel presidio ospedaliero di Soveria Mannelli. Sanità, Davoli, centro polifunzionale, l'uso delle metafore in sanità in emergenza pandemica da Covid-19.
Si è tenuto presso il centro polifunzionale a Davoli Marina un corso di aggiornamento in merito all'educazione sanitaria in emergenza pandemica da Covid. Organizzato dalla segreteria territoriale Nursing di Catanzaro, il sindacato delle professioni infermieristiche. Allora, buongiorno, ci troviamo qui a Davoli presso la sede del centro polifunzionale per fare una giornata formativa dell'area post-pandemica. Cogliamo l'occasione per riprendere i corsi in presenza, che sono un'occasione per rimetterci in gioco proprio dopo l'emergenza Covid. All'interno del corso, appunto, vengono trattati i fabbisogni formativi relativi all'operatore sanitario che durante questa area pandemica non ha potuto adempiere in presenza all'obbligo e soprattutto non ha potuto colmare appunto questo fabbisogno formativo. Una cosa da specificare è che nell'attuale panorama sanitario l'emergenza è stato un evento significativo che è andato a porre parecchi limiti. Attraverso questi eventi di promozione all'interno del territorio, anche attraverso l'attività sindacale, ci auguriamo che queste attività vengano riprese e vengano portate avanti al meglio. Bisogna dire pure che il Covid non è scomparso. Esatto, il Covid purtroppo non è scomparso, questo può essere rilevato dagli indici statistici e soprattutto dalla reportistica che è riportata sia a livello regionale che dai report regionali e delle diverse strutture sanitarie, appunto, che afferiscono nei diversi dipartimenti di prevenzione. Proprio per svolgere attività di prevenzione bisogna effettuare un'attività mirata di sensibilizzazione della popolazione e degli operatori sanitari che devono attuare appunto un ruolo operativo e attivo sia sull'opera di sensibilizzazione che di promozione della salute. Sì, chiaramente il Covid ancora c'è e purtroppo si fa sentire. Abbiamo deciso come sindacato di ripartire anche dai corsi formativi in presenza, anche per dare almeno una parte di normalità di nuovo ai colleghi con il sindacato. Lasciare da parte il computer ed essere presenti per la formazione. Sì, esattamente, perché ormai questa pandemia ci aveva portato un po' a isolarci dal mondo e dalle relazioni interpersonali. È arrivato anche il momento, per quello che si può, di invertire questa rotta. Sta andando benissimo come primo corso che abbiamo organizzato con la segreteria territoriale del Nursing. Veramente la presenza è tante, siamo soddisfatti perché i nostri obiettivi come Nursing puntiamo sulla riqualificazione, sull'aggiornamento professionale e anche sulla valorizzazione della nostra professione, ma non solo infermieristica, di tutte le professioni, perché nel mondo di oggi noi dobbiamo essere qualificati, dobbiamo essere in grado di assistere i nostri pazienti e dare il meglio possibile. Quanto è importante queste giornate di formazione? Guarda, sono importantissime perché abbiamo modo di, soprattutto dopo il Covid, abbiamo avuto modo adesso con la presenza di confrontarci uno con l'altro, visto la chiusura che c'è stato in tutti questi anni, quindi con la confrontazione, con il cambio di scambio di idea, questo punta alla crescita, no? Quindi alla crescita e portiamo a casa delle nuove nozioni e quindi arricchiamo il nostro bagaglio professionale. A che punto siamo? Non sappiamo, non abbiamo elementi per poterlo dire. Fatto sta che ci dobbiamo affidare a quello che dice i comunicati stampa nazionali. Noi come infermieri siamo stati presenti prima, durante e anche dopo il Covid, sia nella somministrazione dei vaccini, sia nella cura negli ospedali, sia nella cura anche a domicilio, nell'esecuzione dei tamponi. Noi siamo un sindacato solamente di infermieri e personale sanitario, quindi tutte le figure professionali afferiscono a noi e quindi ognuno di noi nel nostro piccolo abbiamo dato e continuiamo a dare il nostro contributo. Tra le altre cose, è un sindacato che è giovane, anche se da 30 anni che siamo sulla scena, e a livello locale, come a livello nazionale, abbiamo degli avvocati di riferimento,
per affrontare le tematiche che si verificano quotidianamente, vedete le aggressioni che avvengono in ospedale e tutto quello che la violenza in genere che succede, che praticamente da angeli che eravamo siamo diventati diavoli poi quando arrivano nell'ospedale la gente che non si vede trattata bene. Purtroppo la realtà è questa, no, non accontenti mai nessuno. Purtroppo la sanità è questa in Calabria. Cosa chiedete alla Regione Calabria? La sanità in Calabria è stato un decrescendo. Praticamente dagli ultimi 20-25 anni hanno solamente dirottato le risorse pubbliche sulle strutture private, indebolendo gli ospedali. Vediamo Chiaravalle, che era un ottimo ospedale, è stato ridotto a casa della salute. Serra San Bruno è in procinto di fare la stessa fine, se non peggio. Resiste ancora Soverato sul territorio, ma come Soverato, come altre cose, in tutta la Calabria siamo deficitari di personale medico, personale infermieristico, e quindi la gente non sa dove sbattere la testa, purtroppo. Ecco perché molta gente si rivolge al privato. E il guaio è proprio questo, perché nel privato chi troviamo? Troviamo gente che è andata in pensione primaria che portano poi, e quindi viene a mancare quello che è la qualità in tante cose, ma i numeri, mancano i numeri. Quindi il nostro presidente della regione dovrebbe farsi dare più soldi, non sullo storico come hanno fatto fino adesso, che danno i finanziamenti storici, e quindi noi ci troviamo sempre rispetto agli altri con risorse poche. Poche risorse non puoi fare niente, puoi fare poco. Allora, diciamo che come NURSS internazionale noi stiamo affrontando una serie di vertenze per la tutela della professione infermieristica, quindi praticamente innanzitutto per noi di fondamentale importanza che l'infermiere, dopo decenni di anni e decenni di lotte per la tutela della propria visibilità e della propria professione, svolga effettivamente quelle che sono le sue funzioni, non venga adibito all'esercizio di attività demansionanti. Quindi ovviamente in questo senso promuoviamo le azioni contro il demansionamento strisciante. Poi ovviamente ci sono tante altre questioni di applicazione praticamente degli istituti contrattuali, il diritto alla mensa, il diritto a diverse indennità che spesso vengono negate, l'utilizzo addirittura ad esempio degli infermieri nei cosiddetti reparti dedicati Covid senza neppure il riconoscimento dell'indennità di malattie infettive, il diritto degli infermieri a percepire l'incremento per lo straordinario nel caso delle festività infrasettimanali, il diritto praticamente ad altri emolumenti che possono essere quelli del notturno festivo ancora il diritto alla vestizione, quindi al tempo necessario per indossare la divisa e quindi alla relativa remunerazione. NURSS internazionale, che io rappresento come legale, praticamente porta avanti queste iniziative, e adesso lo facciamo anche sul territorio di Catanzaro, dove c'è una bella segreteria che si sta formando e che veramente può essere a fianco degli infermieri perché non vengano bistrattati e perché non siano eroi solo sulla carta. Saletti, grazie alla settimana europea del riciclo arriva la ricicletta. Il Parco Marino Regionale e il Comune di Saletti coinvolgono operativamente gli studenti della scuola media nel percorso di sensibilizzazione ambientale, consegnando loro una ricicletta in occasione della Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti, grazie alla riuscita campagna di comunicazione ambientale nei parchi marini Calabria ogni Lattina Vale, che sperimentalmente, per la presenza delle due zone speciali di conservazione, Scogliera di Saletti e Fondali di Saletti, ha permesso la partecipazione del Comune di Saletti. In questi giorni si è svolta la cerimonia di consegna alla presenza degli studenti e del personale scolastico,
Ha preso parte anche il sindaco Alfonso Mercurio, unitamente al commissario del Parco Marino Regionale Ilario Trecosti e a Pietro Vittorio Pileci, dell'area tecnico-scientifica del parco, nonché responsabile del settore tecnico del comune di Staletti. Il percorso Staletti Sostenibile 22.23 ha proficuamente assorbito al suo interno il progetto ideato e promosso dall'ente Parchi Marini Regionale della Calabria, in collaborazione con il Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, grazie al quale è stata avviata una campagna di sensibilizzazione ambientale che proseguirà anche con gli studenti di Staletti e consentirà di far aumentare la consapevolezza sulla necessità di fare una raccolta differenziata di qualità, grazie al paradigma delle 800 lattine che riciclate consentono di ricavare una ricicletta. Ancor di più, alla luce della gara in corso di preparazione per il nuovo servizio rifiuti, poter puntare su riduzione, riuso, riciclo del materiale prodotto dalla comunità stalettese. Promuovere la conoscenza della rinomata realtà rivierasca e in particolare la presenza e l'importanza delle due zone speciali di conservazione, scogliere e fondali di Staletti, gestite dal Parco Marino Regionale, riconducibili alla rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione Europea, istituite ai sensi della direttiva 9243 CE Habitat per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e della specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. I ragazzi hanno ricevuto i gadget del consorzio, oltre a righelli, temperini, moschettone, realizzati con alluminio riciclato. Un evento unico in tutta la provincia di Catanzaro, che potrà essere un esempio da seguire da altre scuole della regione Calabria, magari coinvolgendo il relativo assessorato guidato da Giuseppina Princi. Con l'adesione da parte del Comune di Staletti alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, con la proficua e autorevole presenza dell'ente Parchi Marini Regionali Calabria, è stato possibile comunicare i risultati della campagna estiva 2022. Nei Parchi Marini Calabria ogni lattina vale, promuovere le due ZSC e favorire il coinvolgimento operativo degli studenti di Staletti e il conseguente approfondimento sulla raccolta differenziata di qualità, anche mediante la proposta di attivazione all'interno del cortile della scuola di un'apposita postazione per la raccolta monomateriale dell'alluminio. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Gratteri in onda sulla 7. Bene parole Meloni sull'lotta all'andrangheta. Ancora è presto per dare una valutazione del governo Meloni sui temi della legalità e della lotta alla criminalità organizzata, perché di progetti per il contrasto alle mafie ancora non ne ho visti. È significativo comunque il fatto che la Meloni abbia detto che si tratta di una priorità perché il governo precedente non l'aveva mai detto. Così il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, ospite ieri sera di Lilli Gruber a 8:30 sulla 7, il procuratore è intervenuto su vari argomenti. Nessuno mi ha chiesto di fare il capo del DAP, ha spiegato, forse è un desiderio della polizia penitenziaria, ma dipende da che libertà mi danno, devo avere mani libere. E sull'immigrazione, la Francia e l'Inghilterra per un secolo e mezzo non possono parlare di Africa, per il passato coloniale che hanno avuto. Il problema dell'immigrazione sono i flussi fuori controllo, ma mi chiedo perché l'AISE non va sotto il deserto africano per capire cosa succede lì, anziché stare dentro il raccordo anulare? Perché la maggior parte di chi parte dal Nord Africa spende 4.000 euro per il viaggio, partono solo quelli con i soldi? Truffa su carburanti, 13 indagati e sequestro beni per 25 milioni anche in Calabria. Militari della Guardia di Finanza di Catania e funzionari dell'Agenzia di Accise, Dogane e Monopoli della Sicilia hanno sequestrato beni per 25 milioni di euro nei confronti di 8 società, 2 ditte individuali e 13 indagati nell'ambito di un'inchiesta per una presunta truffa su carburanti. Il provvedimento del GIPET Neo, emesso su richiesta della Procura Europea di Palermo, ipotizza a vario titolo i reati di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa su prodotti energetici, infedele e omessa dichiarazione dei redditi, emissione di fatture per operazioni inesistenti. I sequestri sono stati eseguiti nelle province di Catania, Palermo, Enna, Catanzaro e Reggio Calabria. L'indagine condotta dalle unità dei gruppi tutela finanza pubblica del nucleo PEF della Guardia di Finanza di Catania e operativo regionale antifrode della DM ha riguardato due distinti gruppi.
Secondo l'accusa, avrebbero commercializzato prodotti petroliferi illecitamente introdotti nel territorio nazionale per la successiva rivendita a basso costo, evadendo l'IVA e accise, e venduto gasolio, uso agricolo e miscele non autorizzate fraudolentemente destinati all'uso autotrazione. Un primo gruppo avrebbe introdotto illecitamente in Italia ingenti quantitativi di prodotti energetici da Austria, Germania, Repubblica Ceca, Romania e Slovenia, formalmente indirizzati a due depositi in provincia di Verona e Catania, ma di fatto destinati ad altri siti etnei di stoccaggio gestiti dagli indagati, e avrebbe poi ceduto a basso costo i carburanti a imprese di autotrasporto e distributori stradali in Sicilia. La competitività dei prezzi praticati sarebbe stata assicurata dall'evasione delle imposte con fatture per operazioni inesistenti. Il secondo gruppo, con base nel catanese, avrebbe effettuato cospicui acquisti di gasolio per uso agricolo e prodotti energetici allungati, con oli esausti di scarsa qualità, in tre depositi di Reggio Calabria, Gioia Tauro e Palermo, per poi commercializzarli in Sicilia senza versare le imposte. Durante le indagini sono stati sequestrati oltre 125.000 litri di carburanti di illecita provenienza, oltre ai mezzi e alle attrezzature utilizzate per trasporto e stoccaggio. Giovane sorpreso a rubare vestiti in un negozio a Reggio, arrestato. Arrestato in flagranza nei giorni scorsi dai carabinieri della compagnia di Reggio Calabria, un 17enne per rapina. In particolare, il giovane sorpreso all'interno di un negozio di abbigliamento in corso Garibaldi a Reggio Calabria, dopo essersi impossessato fraudolentemente di un cappotto e un paio di pantaloni e aver oltrepassato le barriere antitaccheggio, è stato subito fermato da un vigilante dell'attività commerciale. Dandosi immediatamente alla fuga nel tentativo di svincolarsi, è stato poi inseguito dall'addetto alla sicurezza fino a limitrofa via San Paolo, quando, sopraggiunto l'equipaggio della sezione radiomobile, è stato bloccato e arrestato dai militari dell'arma. La refurtiva recuperata è stata riconsegnata all'esercizio commerciale, mentre il minorenne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria dei minori. Trattandosi, fanno sapere, di provvedimento in fase di indagini preliminari, rimangono salve le successive determinazioni in fase processuale. Tenta la fuga dopo aver offeso e minacciato carabinieri in servizio, arrestato a Gasperina. Un giovane di 42 anni, residente a Gasperina, è stato arrestato in flagranza di reato di resistenza, minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale, poiché in evidente stato di alterazione psicofisica e in presenza di più persone, sulla pubblica via ha offeso con frasi ingiuriose ed intimidatorie l'onore ed il prestigio dei carabinieri operanti intenti ad identificarlo, opponendo fattiva resistenza fisica per impedire il loro servizio, tentando anche di darsi alla fuga. La determinazione risoluta dimostrata nell'intervento dai militari ha permesso in sicurezza di bloccare ed immobilizzare l'uomo senza che nessuno rimanesse ferito. Il giovane arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Catanzaro, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida per la gravità dei fatti accaduti. L'uomo permerrà gli arresti domiciliari, così come ha disposto il GIP al termine dell'udienza di convalida. Il procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari. Ambiente di scariche abusive scoperte da Guardia Costiera nel Soveratese. Militari della Guardia Costiera di Soverato hanno sequestrato un opificio industriale nel comune di Soverato. All'interno dell'area di pertinenza dello stabilimento industriale, della superficie di 2.000 metri quadri circa, infatti, è stata accertata la gestione illecita di rifiuti, alcuni dei quali di natura pericolosa, con conseguente inquinamento delle acque superficiali e del suolo. L'intera area è stata posta sotto sequestro penale e il titolare è stato denunciato. In una diversa operazione a Tiriolo è stato rinvenuto un deposito abusivo di 30 metri cubi di fresato d'asfalto derivante dalla scarificazione di manto stradale. Dalle indagini è emersa l'inesistenza dell'autorizzazione alla gestione di rifiuti ed è stato accertato che un'altra porzione dello stesso fresato d'asfalto è stata sparsa su strade comunali rurali. Anche in questo il materiale è stato sequestrato ed il presunto responsabile denunciato. Infine, in località Spataro di Davoli, la Guardia Costiera, su un'area di 3.360 metri quadrati, ha rinvenuto e sequestrato una discarica a cielo aperto di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
In particolare sono state individuate visivamente pneumatici fuori uso e altri componenti di autoveicoli, materiale da demolizione, legno, metalli, materiali isolanti, rifiuti in plastica, frigoriferi, climatizzatori, monitor e televisori, materiali edili e frammenti in fibrocemento, sfalci di vegetazione, campane per la raccolta del vetro, rifiuti urbani misti, container metallici fuori uso ed altro. Dirigenti Corap accusati di peculato, arriva l'assoluzione del GUP di Catanzaro. Assolti perché il fatto non sussiste, con questa formula il GUP di Catanzaro Luca Bonifacio ha liberato da tutte le accuse i dirigenti del Corap Pasquale Filella, Francesco Rechichi e Filippo Valotta, insieme all'allora commissario Rosaria Guzzo. È stata così accolta la richiesta di assoluzione pervenuta da tutte le parti, anche dalla stessa procura. I quattro dirigenti erano accusati di peculato. Il pubblico ministero in udienza ha immediatamente evidenziato l'infondatezza della notizia di reato e la legittimità delle somme stipendiali erogate dall'ente. Già il Tribunale del Riesame aveva emesso decisioni favorevoli in favore dei tre dirigenti. Soddisfatti i difensori del dirigente Filella, gli avvocati Emma Eboli e Cesare Badolato. GIP archivia richiesta per corruzione in atti giudiziari a carico di Petrini e Sepe. È stata archiviata l'inchiesta a carico dell'ex presidente di sezione della Corte d'Appello di Catanzaro, Marco Petrini, di 58 anni, e del cancelliere della Commissione Tributaria di Catanzaro, Massimo Sepe, di 51 anni. La decisione è stata presa dal GIP di Salerno, Giovanna Pacifico, competente per i procedimenti che vedono indagati o parte lesa magistrati del distretto di Corte d'Appello di Catanzaro. Petrini e Sepe erano accusati di corruzione in atti giudiziari per una serie di regalie che, secondo l'accusa, il cancelliere avrebbe fatto al giudice Petrini per agevolare alcune cause di contribuenti contro l'Agenzia delle Entrate. L'archiviazione è stata disposta in accoglimento della richiesta che era stata avanzata dalla pubblica accusa, motivata dall'insussistenza del fatto e dell'insufficienza di prove. Il procedimento a carico di Petrini e Sepe traeva origine dall'operazione Genesi, nell'ambito della quale Petrini era stato anche arrestato. Lamezia, archiviato il procedimento su indennità ex segretario comunale Pupo. È stato archiviato dal GIP il procedimento relativo alla vicenda sull'indennità dell'ex segretario comunale Pasquale Pupo e che riguardava anche il sindaco Paolo Mascaro e la dirigente del comune Nadia Aiello. Ex segretario, sindaco e dirigente dovevano rispondere di abuso d'ufficio e rifiuto di atti d'ufficio in merito all'aumento di indennità di posizione dell'ex segretario comunale Pupo in seguito ad una denuncia della UIL FPL. Nell'udienza dello scorso 23 novembre sono state rese dichiarazioni spontanee dal sindaco e dell'opponente Ruberto della UIL FPL. Già il PM, come si ricorderà, aveva chiesto l'archiviazione. Il GIP, condividendo le valutazioni esposte dal pubblico ministero, ha ritenuto che la vicenda esuli dal campo del penalmente rilevante e ha disposto l'archiviazione.